un'alba di primavera, passeggiavo per la Caffarella, spinto dalla voce di un sogno. Alle radici del pioppo nero, quando la sua ombra è lunga e si poggia ad ovest, tra le foglie nelle tue mani appare un antico linguaggio, su perdute carte. Trovai un libro, logorato dal tempo. Tradussi, grazie al desiderio del vento, lettere scritte da avventurieri di un'era perduta. Ascoltate le loro voci. Sono Martin, re dei viandanti. Vengo dalla lontana terra di Mannia, da cui sono fuggito dopo che le ombre di Melkor hanno distrutto il mio villaggio. Dopo molte lune di peregrinazione, sono giunto ad Arda, dove mi sono unito alla compagnia di Naria. Le numerose avventure al seguito della compagnia mi hanno portato una grande notorietà, che mi ha permesso di diventare quello che sono: re dei viandanti. La mia storia inizia in una valle dove ho sempre vissuto con la mia famiglia, ricchi elfi magici di eccellenza, la più famosa in tutte le terre. Mi sono sempre sentita diversa, la pecora nera della famiglia. Essendo sempre scartata o presa in giro per la mia diversità, decisi di scappare e trovare la mia strada. Nella mia ricerca trovai Aisling, una viandante con cui feci amicizia. Iniziamo un viaggio pieno d'avventure. Conoscendo Aisling, capii che le ricchezze che la mia famiglia offriva erano niente in confronto ad Aisling. È proprio vero che chi trova un amico o un'amica trova un tesoro. Sono Sora, nato nel 786 del calendario divino. Sono un umano, cresciuto in un villaggio fino all'età di 13 anni. Un giorno, il mio villaggio fu distrutto da un'entità misteriosa. Io mi allenai per diventare sempre più forte e creai un esercito, ma i miei compagni caddero in battaglia e quelli rimasti mi abbandonarono. Ma nonostante ciò, io non mi sono mai arreso e continuo oggi ad allenarmi. Il mio nome è Salon, ma forse mi riconoscerete come il Cavaliere Oscuro. La mia famiglia era ricca e nobile, ma sono stato tradito dal mio stesso popolo, perché hanno scoperto che mia madre era umana, e quindi tutta la mia famiglia è stata sterminata dalla mia stessa razza. Io, Salon, per metà elfo e metà umano, addestrato fin dalla nascita a combattere le forze del male, vendicherò la mia famiglia devastata. Le caramelle sono le mie armi, la magia la mia conoscenza. Dono del popolo nano, Swally è il mio nome. Caro Arthur, il fatal giorno è ormai imminente. La vita di un guerriero, seppur di stirpe nobile, è assai astrusa quanto più la virtute accresce e l'esperienza s'arresta. Peraltro, essendo fuggita dalla patria,
fin dai tempi d'oro, oso ancora rimembrar delle mie gesta infantili con una malinconia dalla qual trasuda un insito dolore. Or dunque, prima di venire a capo di truppe ingenti, odo stormir la natura viva e il suon delle cruenta ma giusta guerra. Un giorno qualcuno lasciò un segno nella mia vita dicendo: ciò che non ti distrugge ti fortifica. E fu così che da umana guerriera imparai a intravedere le cose che agli uomini scaldano il cuore. A presto, Tessa. Ciao, sono un cavaliere di 20 anni. Combatto per il mio paese da tanti anni. Sono diventato un guerriero perché da bambino, in guerra, hanno ucciso i miei genitori. Da lì ho deciso di combattere per il mio popolo, anche per la mia famiglia. Sono l'unico sopravvissuto. Vengo da un piccolo villaggio chiamato Rottenburg. Il mio nome da guerriero è Professore. Il mio nome è Arimas, scrivo qui la mia storia. Una settimana fa ho incontrato la compagnia di Naria. Vogliono riportare la pace a Arda. È da tanti anni che viaggio da solo. È strano avere di nuovo qualcuno al mio fianco. Ho perso i miei amici ormai tanti anni fa. Contro Meldor. Da allora vago senza meta. Il membro più interessante è Martin. Vuole diventare re dei viandanti. Lo aiuterò. Credo farà il bene della compagnia e vendicherà tutti coloro che sono morti per mano di Meldor. Finii di leggere l'ultima lettera e restituii il libro al pioppo nero. Tornai sui miei passi e li sentii pesanti. Una nuova consapevolezza, nata dal conoscere nuove persone, ognuna con il suo unico vissuto e il piacere di raccontarlo. Andate e cercate nuove storie.